sensazioni forti, come la voglia di combattere, la voglia di non mollare mai, e quindi per questo la gente ci segue, ecco. Il pubblico si sta appassionando sempre di più, ma chi ancora non è esperto, racconta che cosa fa una terza linea come te. Ma non voglio entrare nello specifico perché comunque è un po' complicato. Alla fine la terza linea è un jolly, è uno che deve saper fare molte cose in campo, deve saper passare, deve saper placcare, deve saper portare il pallone, deve prendere i lanci in touche che il tallonatore insomma gli lancia, e molto spesso sono sbagliati. E quindi la sfida. No, insomma, deve saper fare tante cose e deve saperle fare al meglio, ecco. Infatti, ha appena detto tallonatore, caro Leonardo, siamo tutti e due dei tallonatori, solo che io tallono le ragazze, tu invece come si svolge il tuo ruolo? Cioè, perché tallonatore in campo? Ma tallonatore perché ha ruolo anche di tallonare la palla nella mischia ordinata, nella mischia chiusa, poi deve sicuramente fare tante altre cose, sicuramente è meglio della terza linea, quindi deve fare tutte le cose della terza linea, deve tallonare la palla nella mischia e deve lanciare anche la palla dalla rimessa laterale chiamata touche, e spesso appunto capita che devo lanciarla proprio ad Alessandro, e non è mai facile perché poi lui è chiamato mani di pietra, se non gliela lanci bene si lamenta sempre, quindi è una continua lotta per quella, mi devo allenare sempre al massimo proprio perché ci sono giocatori anche così che si lamentano. Sul piano dello sfottò la sfida è già iniziata. Allora Alessandro, fra poco comincerà la vostra mischia, ma perché i nostri concorrenti dovrebbero fare meta puntando su di te, quindi sul rosso? Ma io sono 13 anni ormai che conosco Leo e abbiamo avuto tante sfide contro, sicuramente a rugby ma anche a calcio, tennis, e io non ho mai perso. Leo, rispondi! Dico solo che avanza ancora due cene per delle sfide proprio con il pallone da rugby, sono anni ormai che ci sto cercando di avercela, adesso abbiamo giocato un'altra cena questa sera e ce l'ho in pugno, sono sicuro di farcela.